Piccole imprese di cui spesso si ignora la titolarità sfruttano i lavoratori, molti sono stranieri. Il caporalato si infiltra in Romagna, nella provincia di Forlì-Cesena. La stagionalità è un elemento di attrattiva e non aiuta a frenare il fenomeno. Agricoltura, edilizia, logistica e settori colpiti, decine e decine le denunce negli ultimi anni. Impossibile contare le vittime di caporalato. Con l'evoluzione digitale il caporalato non è più quello tradizionale, non è solo una persona fisica, è anche un algoritmo. Non è più un lavoro quasi sul territorio, ma diventa un lavoro di inseguire negli impulsi digitali su tutto un ampio panorama ed è un lavoro che fa la polizia informatica e lo fa con molta attenzione. Per contrastare il fenomeno, un protocollo che vede lavorare insieme Prefettura, Procura di Forlì-Cesena, Forze dell'Ordine del Territorio, Ispettorato del Lavoro, ASL Romagna e sindacati. Non innova le competenze, ma fa in modo che l'intervento possa essere più efficace e più tempestivo possibile, sfruttando tutte le istituzioni, tutti i soggetti che agiscono nel settore.